Buongiorno e bentornati sul mio canale YouTube. Questo è il secondo video dedicato all'apocalisse Covid dentro la quale ci siamo con tutte e due le gambe. Questo video in particolare è dedicato agli spazi. Una delle cose di cui stiamo risentendo tutti in maniera massiccia è il fatto di dover essere stretti dentro un unico ambiente, quindi non poter uscire. Non penso tanto alla mia realtà, io vivo in un villaggio di 95 abitanti con un giardino di 400 metri quadri, quanto piuttosto a chi abita in una casa senza balcone, senza giardino, in un appartamento, in una città ad esempio. Che succede a mettere tanti animali in uno spazio ristretto? Ce lo dicono le ricerche sui topi, aumenta il senso di oppressione, di malessere. E più li teniamo chiusi dentro una scatola, più aumenta l'aggressività, più aumentano i conflitti. Noi siamo esseri umani, noi siamo di base animali e questo capita anche a noi. Quindi, una delle cose che potremmo, nella quale potremmo incappare in questi giorni è sentirci più irrequieti, più irritati, meno disponibili a lasciar perdere, più puntigliosi, più aggressivi. Avete presente gli elefanti legati a una catena che dopo un po' iniziano a fare questi movimenti così? Ok, quello è stress, quella è ansia, che ovviamente più la reprimo, più la comprimo, più la chiudo, più esplode. Esplode in aggressività. Come facciamo a evitare di diventare un potenziale serial killer per chi abita con noi in casa? Un po' di consigli pratici. Consiglio numero 1, ritagliamoci uno spazio privato, cioè un posto della casa nostra, dedicata a noi, possibilmente non la camera da letto. In camera da letto, come dicevo nel primo video, si dorme, non ci si fa altro. Ritagliamoci quei 2 metri quadri nostri. 2 metri quadri dove deve essere ben chiaro agli altri che lì non si entra. Consiglio numero 2. Rispettiamo spazi e funzioni della casa. In bagno ci si lava e si fa altro, in camera da letto si dorme, in soggiorno si fanno attività rilassanti, relazionali e ogni spazio della casa deve mantenere le proprie funzioni. In cucina non si lavora e non si studia, si studierà su una scrivania, probabilmente in camera o in uno studio se ce l'abbiamo. Non invertiamo gli spazi e le funzioni. E se possibile, anche a livello fisico, abbiamo cura di noi, quindi vestiamoci come se dovessimo uscire, almeno la mattina, quando stiamo facendo video lezione, smart working o studiando. Non ciondoliamo tutto il giorno in pigiama o in mutande, come se fossimo dei profughi sbarcati dal barcone un quarto d'ora prima, con tutto il rispetto dei profughi, per carità. Nel caso degli uomini, tagliamocela quella barba e quei capelli, pettiniamoli. Nel caso delle donne, vi siete sempre truccate per uscire, truccatevi anche per stare dentro casa. Il rispetto di noi stessi parte anche da come ci prendiamo cura di noi stessi. Troverete online miliardi di tutorial postati in questo periodo da studi di estetiste o da persone che fanno i personal trainer. Perché? Perché se iniziamo a lasciarci andare a livello individuale è una palla di neve che diventa sempre più grande. Quindi manteniamo gli spazi fisici ma anche mentali. Consiglio pratico numero 3. Abbiamo cura degli spazi. Siamo delle persone storicamente incasinatissime e disordinate. Ok, questo è un ottimo momento di vita per diventare più ordinati. Non lasciamo la roba in giro. Riordiniamo, non lasciamo la casa sporca, puliamo, non lasciamo i panni senza lavare, senza piegare, senza stirare. Abbiamo cura del nostro ambiente di vita. Prendersi cura dell'ambiente di vita significa dare un ordine a questo periodo che è il caos completo. Consiglio numero 4, pratico. Non violiamo lo spazio altrui. I conflitti tra i topi nascono perché uno va a rompere le balle all'altro. Se vediamo che la situazione si sta facendo un attimino tesa,
andiamo in un'altra stanza, ci fermiamo un attimo, ci facciamo una tisana, ci guardiamo una serie TV, ci leggiamo un libro, facciamo altro, stacchiamo. Non è indispensabile star lì a litigare e battibeccare. Soprattutto, questo lo dico, ai genitori che in questi giorni si sono scoperti insegnanti dei propri figli o insegnanti di sostegno. Non è il vostro ruolo, non è la vostra funzione, e state dando di matto. Prima di urlare in testa a vostro figlio che non capisce le equazioni di secondo grado, chiedetevi: ma è realmente indispensabile che oggi faccia le equazioni di secondo grado? Voi direte sì, domani c'è la scadenza e qui e là. Ok, abbiamo un altro mese di clausura. Può farlo dopo pranzo, può farlo domani, può farlo un altro giorno. Mollate il campo di battaglia, toglietevi, non litigate. Ultimo consiglio, il numero 5. Occhio a due fattori che probabilmente ci stanno sfuggendo di mano, totalmente ambientali: la luminosità e la temperatura. Luminosità, come detto nel primo video, noi siamo animali diurni. Se viviamo un mese dentro una casa con i neon accesi, il nostro sistema di orientamento biologico va in pappa. Quindi avete un balcone, andate a leggere un libro fuori, andate a guardare se ci sono uccelli che volano, andate a vedere i vicini che cantano stonati. Uscite fuori, prendete sole, sole reale, non sole finto. Oppure, non avete un balcone, avrete sicuramente delle finestre. Siete tra quelle persone fortunate, come me, che hanno un giardino, state più tempo possibile all'esterno. Correlato a questo discorso, temperatura. Il nostro corpo fluttua durante il giorno e durante la notte. Noi arriviamo al minimo della temperatura alle 4:30 di mattina, con dei sistemi biologici che si attivano, con delle cascate di ormoni in quella frazione di tempo. Il massimo della temperatura ce l'abbiamo intorno alle 2:30-3 di pomeriggio. Questo perché il nostro sistema è un sistema dinamico, biologico dinamico. Legato alla percezione della luce e della temperatura c'è il nostro umore. Se noi stiamo in zone buie, troppo calde, oppressive, la sensazione è di ansia, di mancanza di aria, di qualcosa che ci schiaccia. Se stiamo in zone troppo buie e fredde, la nostra sensazione di solitudine, di disperazione, di depressione. Tentiamo di regolare temperatura e luminosità come se fossimo all'esterno, quindi con un'oscillazione, con dei cambiamenti, e più possibile teniamo le finestre aperte. Facciamo entrare la vita che non riusciamo a vivere normalmente in questo periodo. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un like, scrivere nei commenti se vi è interessato, se ci sono cose da approfondire, se non siete d'accordo. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina, così rimarrete aggiornati sempre sui nuovi upload. E se il video vi è piaciuto proprio parecchio, condividetelo. Grazie mille, ci vediamo al prossimo. Ciao!